Dunque, se devo dire, non è che mi voglio mettere a fare né il filosofo né il saggio. Poi mi dicono, ma tu, per esempio Claudine dice, ah lui filosofo, e io dico, ma è entrato qualcuno? Perché da noi si dice, scusa parlo italiano, architetto, vabbè, ragioniere, vabbè, ma se uno è laureato in filosofia dice insegno filosofia, sono cose difficili, che è filosofo, che tutti quando dice filosofo si mettono a pensare a quelle statue dei filosofi proprio, che poi pensano che sono tutti nati attorno al Pireo, mentre non lo so, Parmenide di Elea era veglia, perché la Magna Grecia stava qua e nel sud dell'Italia, quell'altra era la piccola Grecia, quindi Parmenide, Dionigi di Siracusa, cioè, e Pitagora, eccetera, erano siciliani, cosa. Allora dico, uno non dice i song filosofo, poi io dico, ma sì, ho una laurea in filosofia, ma ero un bambino incollato ad essere un po' bambino prodigio, perché prima ero bambino considerato moribondo dall'ipocondria di mia madre, poi quindi tu che fai? Però poi appena ho potuto svicolare col pretesto del luglio 60 e della FIGC, ho abbandonato gli studi a 12-13 anni, ho vissuto un po' di rendita, quindi un sapere rapsodico, quindi non mi piglio per... E allora non voglio mettermi a fare il filosofo, però a me piacciono due o tre cose, se devo dire, prima poi della scoperta di Marx, il vero Marx, non quello passato per Bologna, del socialismo reale. Allora, ho scoperto, mi piace molto alcune cose del Socrate dei dialoghi di Platone, che Lucia dice, però qui Socrate fa è un po' focu, focu vuol dire, viene l'espressione francese, che sono i culi di crinolina, insomma. Che, ci sono due cose che dico del Socrate di Platone. Uno è il dialogo Leutidemo, in cui Socrate, un po' stortignaccolo, con sta moglie incattivita, passantippeno, però sta e dice al giovane discepolo, e poi nei greci il giovane discepolo c'era la pederastia che era considerata nobile, mentre era l'omosessualità adulta che era considerata nobile. E allora gli dice, Eutidemo, non ti offuscare, non ti imbronciare, perché io ti sto confutando, altro che Popper, perché vedi, se io ti confuto, non è per metterti con le spalle a terra, aggiungo io, come nella lotta greco-romana, nell'agonismo che nel campo della parola si chiama, nella logomachia, si chiama eristica. Quello lo fanno, lì, Socrate perfido, quello lo fanno i sofisti, come Protagora, che lo coprono d'oro quelli delle oligarchie e delle classi dirigenti perché insegni questa tecnica ai loro rampolli, così imbobinano la gente. Se io ti confuto è perché possiamo cercare assieme di approssimare un po' di verità. Seconda che mi piace da mettere in exergue, la mettiamo magari sulla tomba un giorno, quando lui, e il dialogo si chiama il Gorgia, Gorgia che era il tiranno di Siracusa, filosofo, e Socrate inizia nell'agorà e prima di cominciare la controversia dice, Gorgia, devo fare una premessa, spiegarti prima che tipo di uomo sono io. È vero che a me piace, la chiamavano la dialettica, portare la confutazione nella controversia, ma ancora più mi piace essere confutato, perché quindi io ho interesse che imparo qualcosa e posso autocorreggermi, avere un feedback. E io ti ho detto adesso che tipo di approccio ho io, che tipo di uomo sono. Se anche tu sei in questo stato di spirito, possiamo cominciare la controversia. Invece a me sembra che si diffonda in un modo proprio da catastrofe sentimentale, etica, morale, sempre di più. Non il gusto per la lotta o la controversia o la critica o la guerra, ma quello per il risentimento, una specie di razzismo morale. Non che l'altro enuncia un argomento e tu magari gli dici
lurido porco, t'aggio a cirere perché pensi questa cosa ti dimostro che è sbagliata e magari finisce a paccare. No, c'è che già quello dice una cosa e tu sei il portatore del bene. E non è che confuti l'argomento, lo sposti su quello che sta dicendo lui e lo sospetti, anzi c'hai una certezza che lui c'ha un cuore di tenebra, dei vizi segreti, che le sue intenzioni sono maligne. Non parli più dell'argomento, in cui si può fare anche una guerra, anche addirittura una guerra guerreggiata, no, parli di lui, che immediatamente, per il fatto stesso di non pensare la stessa cosa che pensi tu, oppure di essere simile ma non esattamente, deve essere un reprobo ed hai una voglia terribile di annichilirlo, che almeno sarebbe sano se lo ammazzassi davvero. Invece no, non lo ammazzi perché per opportunità, per spirito di civilizzazione, perché se no rischi di andare in galera e allora dici che questa è la tolleranza. Ma quando mai la tolleranza? Tu desidereresti annientarlo, che lui è stato nullo e non avvenuto. E questo è di terribile. E allora, in questa guerra di manicheismi alimentata dal sospetto e dalla messa sotto accusa, in cui non c'è più un contraddittore o un nemico, che è una cosa nobile, c'è un infame, uno che è al tempo stesso maligno per essenza. E anche perché se è maligno per essenza, uno potrebbe dire, come nel paradigma protestante, è disgraziato. E vabbè, non c'ho la grazia, mica è colpa mia, determinismo. No, tu lo vedi come maligno per essenza, ma anche per colpa, per responsabilità. Quindi coniughi il paradigma del libero arbitrio e quello del determinismo. È come se dicesse: questo è just born to kill. È nato colpevole. E beh, devo dire che il peccato originale, ma almeno quelli lasciano che c'è una, mistero dell'Immacolata Concezione, almeno una sfugge, qua non sfugge nessuno, tranne tu, i tuoi amici. E ecco, e allora io sono piuttosto in questo, trovo formidabile un passo di Spinoza, citato, perché non è che sono un erudito, da Deleuze nel piccolo libro che è tradotto anche in italiano, Spinoza, un filosofo pratico, in cui Spinoza è magnifico e dice, fa vedere come il pensiero, poi lo riprenderà anche Nietzsche, no? L'uomo del risentimento, le passioni tristi, il risentimento, che poi nasce da un odio di te, probabilmente per questo la vittima è pericolosa, come dice l'Arendt, cioè tu magari ti senti vittima e su questa base uno potrebbe dire Hitler ha incarnato un vittimismo anche giustificato, perché è vero che la Germania era stata trattata in un modo fetente e stupido coi trattati di Versailles dopo la prima guerra mondiale. E quindi lui si è eretto a interprete di questo vittimismo, vedi che ha fatto, tu ti senti vittima e poi la esporti su qualcuno. Hannah Arendt dice, come Lucia, questo mi viene da Lucia, la vittima fa vittime. E così quello che ha il senso di colpa, Spinoza dice, il senso di colpa, non lo scrupolo al limite il rimorso, perché io penso che c'è un rimorso fondato, come dice Camus, l'unico vero errore o peccato in fondo è l'errore d'omissione, non quello che hai deciso di fare, ma quello che non hai fatto magari per ignavia, per pigrizia, potevi fare 31, dice fatto 30 perché non facciamo 31, che poi Totò dice abbiamo conquistato 30 perché conquisteremo anche 31. Allora dico, il senso di colpa è terribile, perché la colpa poi, siccome ti opprime, te ne devi liberare. È un classico proprio diffusissimo, che tu lo esporti su qualcuno. Come, qual è la forma migliore per seppellirlo, proprio ancora più quella rimozione, la forclusione che poi torna fuori? È
proiettarlo su altrui. Tant'è vero che ai maligni andrebbe sempre detto: ma scusa, di te fabula narrato, com'è che vedi tutte queste infamie in questo qua? Non sarà che proietti, se le concepisci vuol dire che tu le pensi, dice. E quindi l'esportazione si chiama in psicanalisi anche esportazione del lutto. Tu fai il lutto di un tuo sospetto di essere proprio abietto. E qual è il modo migliore per respirare? Proiettarlo in faccia a quell'altro, che è come la lettera rubata di Poe, proprio sta là, è il modo migliore per nascondere la tua. E in fondo c'è una frase di Primo Levi, credo, che Marcellin Loredan ha citato. Primo Levi scriveva, non so se nei Sommersi e Salvati, non ci perdoneranno mai quello che ci hanno fatto. E dunque, volevo dire, è molto diffusa una cosa terribile, che nel dibattito, invece della controversia, ma eventualmente anche del duello, anche col sangue, c'è l'annichilazione morale dell'altro, in cui non si parla dell'argomento o dei rapporti sociali, dei contenuti, si sposta sulla persona, con cospirazionismo che poi la... E questo, quindi, vedi, il vittimismo, potremmo dirlo, è quello che ti fa dire ci battono, ci sfruttano, e io denuncio questa cosa. È vero, ma è un atteggiamento sbagliato. Spinoza dice bisogna guardare all'aspetto vitale della potenza, eccetera, non star lì, che poi stai nella denuncia, si chiama delirio di querulomania, querulenza, perché diventa sempre poi incarognito e feroce. E l'altro è, perché il primo è la giubilazione del negativo, è come il bambino che dice adesso muoio così vedranno questi stronzi, mi rimpiangeranno, eccetera. E poi invece c'è quella che in tedesco trovo che è una parola straordinaria, non so il tedesco, si chiama Schadenfreude, che vuol dire gioia della, ma non del male in assoluto, o anche giubilazione del negativo, del male tuo, perché è un'identità vittimaria terribile anche te. No, gioia del pensar male, della malignità, come dire ah, ho scoperto quanto quello è infame, eccetera. Allora, devo dire che il padre di Armel, il vecchio Henri Lefebvre, filosofo, che era nato nel Novecento, eravamo diventati molto amici, lui dava del V e gli davano del V anche ai compagni del partito, eccetera, però con me ci davamo del tu, che lo dava a pochi, perché una volta gli avevo detto, ma sai Henri, tu c'hai l'età del secolo, ma io c'ho molta confidenza e non mi impressioni, perché comunque mio padre era nato 7 anni prima di te. E lui ha scritto delle cose, mi dice sua figlia, citando Denis de Rougemont, sulla controversia medievale. Pare che fino a un certo momento tutta lo schema della dialettica nell'Agorà di Socrate era stato proprio dimenticato, e c'erano delle fasi in cui nella controversia medievale, così la chiama de Rougemont, non c'era il presupposto come di un arbitro di regole, eccetera. Non si richiedeva, almeno era chiaro. La controversia non aveva necessariamente un accordo sui presupposti, sul metodo, sui pesi e delle misure. Quindi era semplicemente come oggi su Twitter, ma solo che oggi fanno finta che ci siano, che a chi tira per primo, nel West, insomma, tutti i western, c'ha ragione quello che estrae per primo e spara. E dopo che è tornata fuori questa cosa delle regole, ma solo che se ci sono questa finzione di regole, di metodi, di criteri, di norme uguali, e poi in realtà invece è solo la brutalità di presupposti diversi a seconda che sei tu o che sei... Cioè, è come il bambino, non sto facendo dell'umanitarismo, il bambino è un rivelatore, è un test, è una cartina di tornasole. Tutti quando dicono, ah, hai visto, quelli là hanno fatto una strage di bambini,
Quindi si richiamano a un principio universale, dato per acquisito, a me mi va bene, che è che insomma è abietto sterminare dei bambini, da Erode all'Olocausto, al genocidio del Ruanda, eccetera. Allora, è abietto sterminare dei bambini, sui presupposti. Dopodiché, a seconda di chi sono i bambini sterminati, di chi sono figli e di chi l'avrebbe sterminati, allora una volta è vero, e anzi se ne hanno sterminati 1000 tu dici che sono 10.000, un'altra volta no, non è vero, è un complotto, è della disinformazione. Ove mai è schiacciante, dici sì, ma c'erano delle ragioni, perché i padri di quei bambini avevano oppresso i nonni di quegli altri. E tutto questo, da una parte ti richiami a dei principi proprio universalistici, eccetera, e dall'altra li trasgredisci continuamente e surrettiziamente, perché in realtà è un crimine ammazzare il tuo bambino, ma invece ammazzare quell'altro va benissimo. Siccome i bambini non possiamo dire ma il bambino era un infame, ma è perché sono a monte di tutto questo, quello è un rivelatore straordinario. Cioè, se uno fa sti giochetti, chiunque sia, anche il mio compagno, su concetto bambini, vuol dire che ha perso proprio l'empatia, ma non come valore, l'universalismo, è come i neuroni specchio. Ecco, allora, capirei meglio uno che dice, no, sai che c'è, io sono di Terni, cazzo, e quelli di Spoleto non sono degni di vivere. Non dice tutti gli uomini sono uguali e poi si mette a sterminare gli spoletini dicendo che sono gli spoletini che sterminano i ternani. Almeno quello dice, io sono ternano per essenza, tu sei spoletino, se posso ti ammazzo, come Pascal, che non sappiamo ancora se l'hanno fatto santo o no, di là del fiume, dice, e chiudo, ma dice uno, ma perché mi uccidi? Ma io non ho niente contro di te. Ti uccido perché tu sei dall'altra parte del fiume. Almeno è chiaro che poi è la canzone di De André, a proposito di Genova, la canzone di Piero, in cui dice, e c'era da, vedi, un uomo con la divisa, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa ad un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, sparagli ancora finché non l'avrai visto morto cadere a terra, coprire il suo sangue. E lui, ma se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrò per morire, avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore, e mentre gli usa questa premura, quello si volta. Allora lì De André non dice tanto non si deve uccidere nessuno, né che quello è umanitario. Il povero Piero dice, per egoismo, egoismo forte, dice, ma no, e mo se gli sparo, lui muore, morto, ma io dovrò vedermi gli occhi di un uomo che muore per mia mano, e questo non lo sopporto, quindi esita, e che l'altro gli spara. Ma voglio dire, almeno è più chiaro. Invece, quando il pensiero diventa propaganda, viene il proprio particolare, viene eticizzato, e quello è il più terribile. Perché Gengis Khan non andava in giro raccontando che faceva il bene dell'umanità intera, e questo è importante. Invece uno che dice in nome del bene di tutti i bambini del mondo, Tajacir estermina, comincia a sterminare dei bambini, questo è che siamo proprio al disastro antropologico e anche sentimentale.